Sbiriguda. Bene. Bon. Ci siamo? Ok. Bene, ciao a tutti. Io sono Aliash e vi parlerò un po' di questa bella cosina che è la ZSH. Innanzitutto si usa un Mac, mi dispiace, per il Flame magari lo facciamo dopo durante le domande. Allora, la presentazione sarà molto Axords, cioè tutta in Figlet, a quanto pare si vede. Bene, allora, iniziamo. Mi spiace che non vedete ciò che sto scrivendo qua, perché è interessante anche quello. Allora, cos'è ZSH? ZSH è una shell, come dice il suo nome, è un deriva barra è molto simile a KSH, anche se ha molte cose di Bash anche. Supporta l'emulazione di Bash, SH e anche CSH fino a un certo punto. Le cose, diciamo, i punti a favore sono un globbing molto potente. Sapete tutti cos'è un globbing? Scusate, ogni tanto farò un po' di domande. Ok, una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio è che questa qua, sta parlando di una shell, è una shell interattiva, anche la presentazione sarà interattiva, fatemi pure domande se avete in qualsiasi momento, fermatemi pure. Globbing è il modo di generazione di nomi di file mediante sostituzione di stringhe, praticamente. Quindi è quello che mi permette di fare, per esempio, ls... 3 asterisco e mi fa l'ls di 3 curiosities. Questo qua è l'outline del talk, by the way. Questo qua è globbing, cioè sostituzione e espansione di nomi di file. Il globbing è molto più potente di quello che si può trovare in bash. In bash è molto semplice, lo vedremo un po' più avanti. Correzione ortografica. Correzione ortografica vuol dire che se io faccio grel invece di grep mi chiede se voglio correggerlo, e se lo correggo ovviamente mi dà l'errore. Editing avanzato è l'editor di linea, che è questo che il sottoprogramma che mi permette di scrivere testo, diciamo. È estensibile mediante una serie di meccanismi. Poi abbiamo tra le cose carine anche le name directories, che sono praticamente directories alle quali è associato un nome. Per esempio, io posso fare questa qua, è una name directory, cioè una directory che io ho salvato all'inizio nei miei script di inizializzazione, e adesso posso cd'are direttamente, e questa però, come potete vedere, è tutta una serie di directory lunghe. Ok. Allora, parliamo un po' di storia, molto brevemente. È stata creata nel 1990, quindi non è una cosa nuova, tant'è che adesso abbiamo la versione 5.0.6 appena uscita. Di solito fate attenzione soprattutto per i debianari, perché il pacchetto su stable mi pare sia 4.3.7, mi pare una cosa del genere, che è piuttosto vecchiotta. È stata chiamata ZSH in onore del professore di questo Paul Falstad, che è quello che l'ha creata, che aveva il nome dell'utente, era ZSH appunto, e pensava che fosse stato un ottimo nome per una shell. Sintassi. Allora, sintassi, come potete vedere nei comandi all'inizio, è molto simile a Bash, anzi, praticamente identica. Le built-in sono sempre quelle, abbiamo sempre for, if, eccetera, eccetera, con la sintassi praticamente identica. Con la differenza che però supporta array veri, cioè non quella cosina un po' stramba di bash. Se qualcuno ha usato array in bash è una cosa un po' così, un po', sembra un po' accata, diciamo, no? Mentre ZSH ha array veri e propri, cioè separati proprio con separatori ben definiti e non con spazi e cose. E ha anche array multidimensionali e anche array associativi. Ha anche array associativi, quindi io posso definirmi per tutti i vostri bisogni di array, diciamo, no? E ha anche espansioni di parametri, espansioni sia da, diciamo, espansioni normali, sia espansioni di parametri, cioè quella banalmente, questa cosa qui, che si mette di solito tra per esempio sì, magari. Ok, va bene. Grandiosa. Eccoci. Ok, va bene, questa cosa non dovrebbe succedere. Ma vabbè, lo speleriamo dopo. Ok.
Allora, vediamo se abbiamo finito per questa cosa. Sì. Ok, adesso, boh, penso di avervi dato una buona panoramica sulle cose che può fare questa shell e possiamo provare ad andare un po' più a fondo. Allora, parliamo di globbing. Globbing, abbiamo già detto cos'è. Tutti i glob di base, cioè quelli della bash, sono supportati, quindi asterisco, sostituzione di caratteri tra le parentesi quadre, eccetera, eccetera, sono supportati. In più ha questa bellissima cosa che è il glob ricorsivo, e questa cosa qua può trasformarsi in un replacement per il comando find, quindi find potete sognarvelo, perché per esempio io qua ho le mie cartelle, le avete viste prima, sono fatte così, io posso fare un elenco. Per esempio così, e voglio vedere tutti i file in tutte le cartelle ricorsivamente che finiscono per txt. E questo è l'elenco di tutti i file. Quindi fa anche traversing. Poi, classe di caratteri, quindi questa non so, in verità, non so se ce l'ha anche Bash, forse sì, le classi di caratteri con il nome, diciamo. Dovrebbe averle anche con due punti alfa, due punti, ecco, quello ce l'ha forse anche Bash, sì. E poi ci sono tutti i vari glob estesi, cioè negazioni, pattern, ripetizioni di pattern e altre cose che vi farò vedere che sono veramente tantissime, non qua, ma qua. Allora, vediamo un po' se li vediamo. Allora, questo extended glob è un'opzione di shell, che pare che l'opzione di shell ce l'abbia anche Bash, se non erro. È una cosa da settare, diciamo, all'inizio che modifica il modo in cui ZSH opera. E, ecco, questo qua, per esempio, è la negazione. Quindi col caret all'inizio ti fa la negazione. Non solo, puoi fare matchare un pattern e poi tutto quello che non matcha un altro pattern. Oppure questa, che è questa versione qua, che matcha tutto, ma tutto del primo pattern, ma non quello che matcha il secondo pattern. Mentre questi che vedete dopo sono i moltiplicatori, diciamo, del pattern, no? Quindi 0 o più e 1 o più. Ok. Poi, altra cosa bellina sono i glob qualifiers. Questi, se usate tanto la shell, sono veramente molto potenti. Praticamente vanno messi tra parentesi quadre dopo il pattern e ti permettono di selezionare il tipo di file che vuoi vedere, cioè puoi scegliere tra file normale, directory, named pipe, link simbolico, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio. Questa è la cartella dei miei file di configurazione. C'è un bel po' di roba, un bel po' di alias, eccetera, eccetera. Bene, io posso fare. Tutte le cartelle ricorsive che contengono un file che è un link simbolico. E questi sono tutti i link simbolici nella mia. Ok. Ce ne sono tanti perché io uso uno scriptino molto bello che ti permette ti fa il link automatico e ti permette di avere i link simbolici, diciamo, messi all'interno di una cartella controllata con Git e poi il resto. Per esempio, forse potrei essere interessato ai file normali, che sono simbolizzati da il punto in questo caso, e sono un po' di meno. Ok, i glob qualifiers sono qui dentro, ce ne sono veramente tanti, come potete vedere, named pipe, ma non solo, anche se sei scrivibile o leggibile dal mondo o da un utente qualsiasi, possiamo specificare anche l'utente che viene selezionato, diciamo l'user ID, abbiamo il tempo di modifica, il tempo di accesso e altre cose, ce ne sono veramente tantissimi, tant'è che io non me li ricordo tutti perché tante volte non li usi, però ce ne sono veramente, ogni tanto devo appunto ricontrollarmi quel famoso fileino PDF che tra l'altro trovate sul sito di ZSH ed è molto molto ben fatto, ti ricordi, ah cazzo, quello è fatto in quel modo lì, vabbè, insomma. Bene, parliamo di alias. Alias sembra essere una cosa abbastanza banale, in verità, oltre agli alias normali, ha altri due tipi di alias, che sono gli alias globali, che sono la cosa più pericolosa in assoluto, e ti permettono di definire un alias che viene espanso a prescindere da dove lo metti nella riga di comando. Quindi non lo metti in mezzo, lo metti dappertutto, te lo espande. Questa cosa è molto, molto carina, tant'è che vi faccio vedere i miei. Meno G. Praticamente, boh, ignorate il primo che è un po' complicato, però
grep headless, senza scrivere il pipe, noi ovviamente siamo molto pigri, e quindi scrivi una lettera maiuscola e lui te la espande benissimo. Questi vengono espansi ovviamente non se sono, se sono messi all'interno di una parola, ma solo se sono sperati dallo spazio da entrambe le parti, no? E poi ci sono anche gli alias di suffisso, che è il modo in cui vi sto facendo le slide, vi sto facendo vedere le slide, praticamente ti permettono di, sono questi, ti permettono per esempio tex uguale vim, vuol dire che tutti i file che finiscono con tex, se li scrivo direttamente sulla riga di comando, senza specificare un parametro all'inizio, me li apro in vim. Similmente qua, questi qua sono tutti i file di testo, io mi sono messo il mio bellissimo alias che ogni volta che apro un file di testo mi fa clear e cut. Ok? Questi sono gli alias, molto molto utili. Ed ecco, questo, stiamo arrivando un po' al succo. Adesso spero di... io sono partito un po' tardi, quindi... Bene. Le tab completion sono la cosa più potente all'interno di una shell di bash, di ZSH, scusatemi. Perché? Perché sono basati, diciamo, c'erano due sistemi. All'inizio c'era il sistema di compctl che si basa su appunto chiamate a questo compctl, che è una utility. Questo qua non lo usa praticamente più nessuno, è rimasto solo come backward compatibility. Il nuovo sistema è compsys ed è completamente basato su funzioni di shell, funzioni normali, diciamo, no? Praticamente di default viene associato al nome dell'eseguibile. Facciamo un esempio, port, che è il gestore di pacchetti su Mac. Port, per i completamenti di port viene chiamata la funzione underscore port. E questo di default. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Allora, non spaventatevi, ci sarà una valanga di roba, che spero sia abbastanza visibile. La prima riga c'è compdev port, che mi specifica... sì, chiaro. Non sarà... Andiamo. Vim, aiutami. Dark, dovrebbe... No! Quasi. E ovviamente... Contrario di dark? No, non era white? Ah, no, non era bright, era... Ah, va bene, dai. Ah, light. Sì, bravi. Si vede un po' meglio? Ok. Questo è un... sì, disclaimer, questo qua l'ho scritto in parte anch'io. Vediamolo un po' in azione prima. Port, scriviamo il bellissimo comando, e poi premiamo un tab. Pack. Cosa mi apre? Un menu interattivo con tutti i sottocomandi di port, con la relativa descrizione a lato, spero si veda qualcosa. Queste sono tutte cose che si possono pienamente controllare, e non solo, ovviamente poi se io L mi fa tutti i sottocomandi con la L, se metto una freccia, una lineetta mi fa tutti i comandi, tutte le opzioni, diciamo, ma non solo, per esempio... Contents è un comando che mi fa vedere tutti i file che sono all'interno di un pacchetto, ovviamente è valido solo per i pacchetti che sono installati. Con un tab lui mi completa tutti i pacchetti che sono installati e non tutti i pacchetti in assoluto. Però se faccio un install, per esempio, lui mi completerà tutti i pacchetti. La prima volta ci mette un bel po' di tempo, però per tutte le conseguenti chiamate viene implementato un sistema di caching, che ti permette di completarlo in modo molto più veloce. Ovviamente tutto questo il sistema di caching è supportato, diciamo, da questi widget, che sono funzioni che vengono chiamate dal sistema di completamento. Quindi torniamo un po' a noi. Questa qui è la... spero si veda. Questa qui è la funzione principale, qui ci sono tutte le azioni. E purtroppo è bruttissimo da vedere, perché in questo modo gli spazi vanno escapati col backslash. Eccoci qua, qui sono tutti i sottocomandi. Ecco, questo è un widget che viene molto spesso utilizzato, e lo vedete qua in arguments. Questa qui è sempre una funzione da shell, tant'è che anche la sua documentazione. Ah sì, tra l'altro ZSH è una delle poche shell che ha la documentazione così complessa che viene splittata in 10 diversi man pages. Ok, questo è, diciamo, la man page. Questo qua è un normale
è una normale funzione di shell con i suoi parametri, con le sue cose. Questa è una tra le più complicate, tant'è che la documentazione è bella lunga, come potete vedere. In sostanza ti permette di completare automaticamente sia le opzioni, come potete vedere qua, sia poi le azioni, che sono questa riga qua, port actions, che mi dice sulla prima, il numeretto 1 è sulla prima posizione, subito dopo il comando, diciamo, completa le azioni e per tutto il resto chiama quest'altra funzione, che è port dispatch, che in base al sottocomando poi completa avanti, diciamo, no? E questa è praticamente una specie di cascata che si va a formare dove, diciamo, la prima, quella più generica, la cattura e poi la manda a quelle che sono ben più specializzate via via. Questo è un tipo di organizzarle, diciamo, no? E tutto questo sistema, tutte queste completion possono essere configurate con zstyles. Zstyles sono delle cosine veramente, veramente interessanti, che oltre alle completion sono un po' le cose un po' più esotiche che si vanno, scivolano un po' via dalla bash, diciamo. Zstyles è praticamente un key value storage per le impostazioni e vale in qualsiasi modo praticamente. Tu hai zstyles, che è una funzione, una built-in, che ti serve principalmente per immettere e tirare fuori configurazioni. La sintassi è pattern, stile e stringhe. Tutta questa cosa può essere poi estesa dall'utente, tant'è che io posso inventarmi i miei stili, i miei pattern, e poi chiamo zstyle e mi tiro fuori il pattern che voglio, diciamo. Sì. Praticamente il pattern è la parte centrale che mi specifica praticamente il contesto nel quale lo stile vale. E questo è un po' complicato da capire, cioè ci vuole forse leggere un po' il manuale. Vi faccio vedere un esempio. Ups. Questo è un esempio in quale non completa bene. Eccoci qua. Adesso arriva al background, eccoci qua. Bene, allora come vedete qua ci sono parecchi call a zstyle. Quello che vedete tra le virgolette è il pattern, e quello che vedete completer in questo caso è è lo stile, e quello dopo è, diciamo, sono i valori. La prima riga mi dice che in tutto il pattern di completion, praticamente i completer, che sono le funzioni che vengono chiamate in ordine per completare la parola corrente, sono expand, complete, approximate, ignored, correct, approximate many, prefix, history. Praticamente queste sono tutte sottofunzioni che fanno parte della suite delle completion. La prima mi espande tutto l'espandibile, cioè variabili di shell, anche comandi, diciamo, quelli col dollaro o parentesi, per capirci, eccetera. Complete chiama la funzione di completamento del comando. Approximate è una cosa molto carina che ti permette di correggere gli errori. Correct è molto simile a approximate. Approximate many è un'altra cosa, perché praticamente queste sono configurabili, l'approximate, in modo che all'inizio mi sostituisce solo un carattere, o ne aggiunge uno o ne toglie uno. Poi lo corregge se per caso ho fatto qualche errore di battitura, e poi ne sostituisce più. E prefix e history sono altre cose, diciamo. E queste sono, come potete vedere, praticamente key value. La cosa chiave è qui che i pattern vengono matchati come se fossero matchati su una stringa, diciamo. E quello che è più specifico vale di più, ovviamente, no? Quindi all'inizio puoi mettere uno che vale per tutti, e poi man mano, per ogni caso, puoi selezionarti il tuo. Cosa abbiamo? Ok, ancora un'altra cosina abbastanza di core, poi vado verso la conclusione. I moduli sono praticamente pezzi di codice compilato, no, proprio tipo librerie dinamiche, che possono essere incluse e vengono chiamate dal core della shell. Questo è, diciamo, per separare un po' le cosine che possono essere interessanti, però magari non tutti interessano, per alleggerire un po' il core della shell. Alcuni moduli interessanti sono il PCRE, che mi permette di fare per il compatible regular expression direttamente dalla shell, quindi posso compilarle e chiamarle come voglio.
Math Funk, che praticamente ha tutte le funzioni matematiche, trigonometriche, varie cose, direttamente dalla shell, e quindi io posso fare espansioni. Non so, non mi ricordo se l'ho attivata su questo, queste sono espansioni aritmetiche. Non mi ricordo se ce l'ho attivata su questo, vediamo. No, non ce l'ho attivata. Vediamo. Eccolo. Ovviamente ci vuole un echo davanti. E questo ti permette di calcolare direttamente e di utilizzare funzioni anche un po' avanzatine nella shell. Questo va, diciamo, mano a mano con... Vedi? Questo va mano a mano con Zcalc. Zcalc è una calcolatrice integrata nella shell, che è praticamente un sostituto di BC, diciamo, no? Mi permette di fare calcoli, ovviamente se lodo MathFunk mi permette di fare anche calcoli un po' più complessi, diciamo. ZFTP, sì, ha anche un client FTP integrato la shell, quindi non ti serve fare, sì, hanno veramente cose assurde. Mapfile è anche molto interessante, non so se lo conosci. Mapfile ti permette di mappare tutti i file che sono nella directory corrente dentro un array associativo, e tu puoi leggere dai file leggendo dalla variabile, diciamo, e non solo, puoi usare anche varhead, che è un comando che ti permette di modificare nel tuo editor preferito una variabile e ti va a modificare il file poi alla fine. E poi c'è, last but not least, ZLE, che è il ZSH Line Editor, che è quello che appunto ti serve per scrivere, diciamo, e quello viene lodato di default. Ok, iniziando a finire, ci sono anche un paio di cosine che sono, diciamo, interessanti. L'IO Redirection, che è veramente molto potente e molto incasinata. Praticamente di default supporta tutti gli operatori normali di redirection, quindi maggiore, minore, pipe, eccetera, eccetera. Ha un'opzione di shell che si chiama noclobber, che ti permette di salvare i tuoi file se per caso li tronchi, perché con uno solo sapete che si tronca in bash. Se fai noclobber, con uno solo non ti tronca, ma ti dà errore. Come fai a troncare se fai noclobber? C'è un apposito comando che è col punto esclamativo dopo, e quello ti tronca in ogni caso. Poi ci sono i hear-doc e hear-string, come in bash, se non mi sbaglio, quindi con due minori e poi EOF e poi testo EOF. C'è anche una bella cosina che ti permette di reindirizzare standard input e standard error a un file direttamente, senza fare il doppio redirect, diciamo. Poi fa anche process substitution, che è una cosa molto carina, ti permette praticamente di trattare una redirection da un comando che viene eseguito, cioè da una subshell praticamente. Adesso sì, parlo forse un po' complicato, spero che riusciate a seguirmi tutti. Fermatemi se non capite qualcosa. Ovviamente questa cosa qua ha i suoi problemini di sincronizzazione, non si sa bene come e quando, soprattutto perché c'è un'altra opzione che è il multi-IO, che praticamente ti permette di fare redirecting multiplo, cioè io posso redirectare su due file diversi lo standard input, senza usare T, senza usare altre robe. Questo ovviamente sì, c'è un po' pericolosetto, perché devi vedere un po' la sincronizzazione com'è messa. Ok, correzioni automatiche, è quello che avete visto già prima. C'è un widget che corregge gli errori, è configurabile tutto con ZStyles ovviamente. E poi c'è anche il suo fratellino Approximate, che aggiunge caratteri. Praticamente la differenza tra Correct e Approximate è che Approximate aggiunge anche caratteri, mentre Correct soltanto li sostituisce soltanto. Ovviamente puoi combinare i due, quindi fare prima Correct, poi Approximate. E finendo sono le espansioni. Le espansioni sono tutte le cose dalla banale espansione della history, diciamo, dei comandi precedenti, che è tipo punto esclamativo, e questo c'è anche in bash ovviamente. Quello che c'è anche in bash, se non erro, è il punto esclamativo selezionando anche i parametri, diciamo, del comando precedente, quindi questo è tutto bene supportato. Sono supportate anche tutte le varie espansioni tra le parentesi graffe, cioè espansioni delle variabili. Vediamo un po', se vi faccio vedere un po' di esempi. Allora, vediamo un po'. Allora, eccole qua, questo, ok, queste sono tutte quelle che magari uno può essere abituato, cioè toglie fuori un pattern dalla fine, toglie via un pattern dall'inizio, però ha anche
Questo non so se c'è in Bash. Rimpiazzare tutto un pattern con un'altra stringa. Sì, bene. Questo sicuramente non c'è. Bellissima la scelta delle parole, like lesser shells, tipo Bash, che non sa usare le array. Scusate. queste cose qua che ti permettono di fare globbing e espansioni anche in una variabile, diciamo, no? Poi ci sono le parameter flags che ti permettono di fare cose interessanti con la variabile, tipo capitalize tutto in uppercase, tutto in lowercase, join arrays, split arrays, tutte queste cose, ce ne sono veramente tantissimi, purtroppo non abbiamo tempo di andare attraverso tutti, sono veramente tutti interessanti. E niente, questa è diciamo una panoramica, io ho cercato un po' di convincervi per farvi vedere un po' di cosine interessanti in ZSH e con questo l'ho finito, sono aperto alle vostre domande, immagino ce ne siano qualcuna e grazie per avermi ascoltato e passate a ZSH, convertitevi.